Lei ha toccato due temi principali di questo congresso, la sburocratizzazione e gli investimenti. I professionisti, gli ingegneri italiani puntano sul tema della sicurezza, rendere sicura la vita dei cittadini dal punto di vista infrastrutturale, delle abitazioni, della vita quotidiana. In che modo spingere il tema degli investimenti? Ma sicuramente, io lo dico anche da magistrato, non solo come esponente del governo al Ministero della Giustizia, occorre anche puntare sulla giustizia civile, sul processo telematico, sulla digitalizzazione e quindi su tutte quelle funzioni che riguardano anche l'attività giudiziaria, perché con un servizio giustizia efficiente, con un'impresa che sa che se vanta un credito riesce a riscuoterlo in tempi certi e brevi, è chiaro che non ha paura di investire nel nostro paese e questo consentirà di attirare anche imprese straniere e comunque di rispettare le regole del mercato, perché anche le nostre imprese che sono in difficoltà nel riscuotere i crediti è chiaro che poi ne risentiranno quando sono crediti giusti, certi e quindi vantati appunto secondo dei titoli ben definiti, potranno comunque nel mercato essere al pari degli altri. Il non riscuotere un credito non consente all'impresa di avere quella liquidità che la fa essere forte nella concorrenza.